Buttiamo ogni giorno un'enorme quantità di cibo nella spazzatura. Ogni mese finiscono tra i rifiuti 24.000 tonnellate di pane. Francesca Lagorio. Cosa fa con l'avanza? Col pane che l'avanza di solito lo grattugio quando diventa secco. Io invece glielo do al cane. Tutti i giorni? Tutti i giorni. Non lo butto, lo regalo a una persona che invece alleva delle galline. Nessuno ammette di buttar via il pane, eppure solo a Roma finiscono nella spazzatura 250 quintali di pane al giorno, 180 a Milano, 24.000 tonnellate circa in tutta Italia, pane invenduto che nessuno vuole. Da un 10 a un 20% sicuramente. Si butta via. Si butta via, forse anche qualcosina in più. In barba alla crisi, ad ogni moralismo, è proprio il pane il simbolo dello spreco e del consumo. Quando ho iniziato a lavorare io si facevano soltanto due tipi di pane qui a Roma, le cirriole e un po' di pane casareccio. Adesso come minimo si va dai 30 tipi in su. Ovviamente non tutto viene venduto nell'arco della giornata e purtroppo quindi quello che avanza va sprecato. Gettare il pane è ancora un tabù, insomma si fa ma non si dice. Sarà perché, come dicevano gli egizi, è il cibo degli dèi ritenuto sacro in tante religioni. Il pane è civiltà di un popolo, scriveva Miller nel Tropico del Cancro. Sul pane non si scherza, insomma. Cerco di non buttarlo. Però? Però poi lo bacio e lo butto. Dopo 30 anni torneranno a cantare assieme.